Sono stati avviati, come vediamo in queste immagini, i lavori di manutenzione del ponte San Bartolomeo della strada statale 187 tra Alcamo Marina e Castellammare del Golfo, le cui condizioni, in occasione dell'esondazione dell'omonimo fiume sottostante all'inizio dello scorso mese di novembre, avevano destato diffusa preoccupazione. Si tratta di interventi che sta effettuando l'ANAS, come spiega il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicola Rizzo, in particolare attualmente per quanto riguarda aggiunti di dilatazione in un tratto del ponte che ricade sul territorio del comune di Alcamo. Il sindaco di Castellammare, il quale già nei mesi scorsi aveva sollecitato controlli al riguardo, riferisce che i tecnici dell'ANAS confermano l'assenza di problemi di natura strutturale. Nel frattempo, per consentire lo svolgimento di questi lavori di manutenzione, vige temporaneamente sul tratto stradale interessato il senso unico di marcia alternato con appositi semafori.